adesso noi stiamo qua perché ormai la maggioranza non ha più numeri. Oggi addirittura in conferenza dei capigruppo hanno presentato un documento nel quale vorrebbero privare ai consiglieri anche la possibilità di discutere le mozioni, di contingentare i tempi, oltre al fatto che abbiamo spiegato che se non ci fossero gli ordini del giorno e le mozioni presentate dall'opposizione, io in un anno non ho mai affrontato se non un bilancio molto artefatto, tant'è vero che la Corte dei Conti ci è andata dentro, un problema che avesse carattere e natura amministrativa. Per cui diventa difficile cercare di comprendere una battaglia tutta interna al Partito Democratico, dove noi dell'opposizione stiamo cercando di entrare, ma non per aprire ma la frattura, ma unicamente per dire andiamo avanti, perché a noi quello che fate in maggioranza non ci interessa, a noi interessa la città. E questo pare che non venga capito. Addirittura qualcosa, una volta dice qualcuno che siamo sbandati, sempre la stessa persona oggi ci dice che siamo degli apolidi politici, ma forse deve ritornare al vocabolario greco, perché l'apolido politico è uno che non fa politica, è più apolide partitico, però insomma uno che poi ha difeso Scilipoti perché è andato con Berlusconi e oggi si candida nelle file del Partito Democratico facendo dei salti di guaglia enormi, e onestamente per essere eletto con 130 voti dopo 5 anni di legislatura, la cosa mi fa stare bene, perché vuol dire che più mi critica più stiamo bene. Frizioni nella maggioranza, frizioni anche per quanto riguarda il rapporto, il dialogo con l'opposizione, non se la cavo proprio bene il sindaco Foti. No, ma nell'opposizione non è che esistono delle frizioni, c'è chi è stato eletto per fare opposizione e siamo tutti noi della opposizione. Poi durante questo tragitto c'è chi continua a essere coerente con quello che è stato il mandato elettorale, cioè di stare all'opposizione, e quelli siamo noi. Poi c'è una diversa opposizione che invece fa le larghe intese. Io adesso non riesco a dire né a capire come si può dire in un ambito territoriale ottimale che Foti è bravo e poi venire in consiglio comunale a criticare il suo operato. Insomma, sono delle contraddizioni che poi qualcuno deve essere bravo a spiegarcelo. Allora, il consiglio comunale, per quanto ci riguarda, non è un intralcio alla buona attività amministrativa. Stanno costruendo l'ipotesi e l'alibi per cui questo sia. Cioè loro non amministrano perché c'è un consiglio comunale che fa troppa politica. Allora facciamo così, noi non presentiamo più ordini del giorno, così vediamo quanti atti amministrativi porta questo governo, il consiglio comunale. Non ne presentiamo più fino al bilancio, però il bilancio sarà il loro pitran. Perché fare questi attacchi significa lacerare il rapporto istituzionale tra le parti, e noi affronteremo il bilancio chiedendo di votare e di fare la discussione voce per voce. Siccome ci metteranno 7-8 mesi per portarlo in consiglio comunale, è meglio che si abituino ad avere da oggi l'idea che ce ne vorranno 2 per approvarlo di mesi. Dopo questo tentativo che hanno fatto di forzare le regole, perché ci sono garanzie rispetto alle quali noi siamo molto sensibili, lo sappia Foti, lo sappia il capogruppo della maggioranza Arturo Iannaccone, lo sappia il capogruppo del PD Grella, lo sappia chiunque ha firmato quel documento, che non vi diamo per carità di patria, e che però appena, siccome li conosco ormai, chiedo scusa a tutti per aver parlato anche troppo, appena rispondono fuori tono lo cacciamo, così vediamo se noi abbiamo detto bugie, perché con questi signori bisogna registrare le cose.